La creazione dell'area di libero scambio euro-mediterranea alle porte, il 2010 è alle porte, quali riflessi potrà avere questo in particolare nel settore agroalimentare e in particolare per il Sud Italia e la Sicilia? Le aperture delle frontiere o la liberalizzazione delle frontiere è una scelta economica molto forte che noi condividiamo, ma che bisogna avere la capacità di affrontare. Certo che le frontiere libere, soprattutto nell'agroalimentare, creeranno qualche problema alle regioni mediterranee dell'Europa, soprattutto perché i prodotti che vengono dai paesi della sponda sud del Mediterraneo, quello afroasiatici, arrivano sul mercato con un costo del lavoro minore, con una produzione abbondante, quindi aprono certamente un problema vero. Ma non è demonizzando questo che riusciremo a risolvere il problema, è affrontandolo, tentando di porre rimedi nella competizione e soprattutto guardando a questi paesi non come paesi da colonizzare dal punto di vista dello scambio di prodotti o dell'aggressione dei prodotti, ma da far crescere contestualmente. È chiaro che se l'Europa penserà di aggredire questi paesi, soprattutto con i prodotti del terziario, dell'industria, non solo recherà danno a questi paesi perché non li aiuterà nello sviluppo, ma attiverà un processo di scambio che alla fine farà pagare a noi il doppio prezzo, perché verremo in fase dei prodotti agricoli che sono gli unici prodotti che questi paesi in cambio riescano a commercializzare. Quindi io credo che si vada fatto un ragionamento sereno, bisogna aiutare questi paesi a crescere, ma non si aiutano dando elemosine, ma creando condizioni di sviluppo nel loro paese ed evitando che vengano sommerse dai prodotti del terziario europeo.